faccio, sono Ghosto Hollywood. E tu chi saresti? Chiamami Iena. Io ti spiego. Sì, no, mo me lo segno. Il conte Dracula. Assassino. Lasciami stare o scadere una guerra che non te la sogni neppure. Il film sta per cominciare. Prezioso Ghosto Hollywood. Prezioso Ghosto Hollywood. Il film di questa sera è Speed. Pollino Rosso. Signor Bagwell, si assicuri che gli altri ascensori restino chiusi e vuoti? Sì, signore. Allora, non ci sono altre vie né porte per entrare o uscire al di fuori dei pannelli d'accesso, giusto? Esatto. Ragazzi, ci sono 13 persone chiuse in un ascensore ultraveloce, all'altezza del 30° piano. L'attentatore vuole 3 milioni di dollari, altrimenti farà saltare i freni d'emergenza. Dentro quando? Ci ha dato un'ora. C'è niente che possa fermare la corsa dell'ascensore? Sì, la marcia funebre. È una soluzione che vorremmo evitare, agente Trevin. Non possiamo far evacuare i passeggeri. È un ascensore ultraveloce. L'unica via d'entrata sono i pannelli d'accesso. L'attentatore ha collegato il portello all'innesco della bomba. Quindi si tratta di un pazzo, non certo di uno stupido. Harry ha detto che si offre volontario per esaminare il congegno. Bene. Andateci tutti e due. Worthy e Briggs controllino il seminterrato. Gli altri invece provvedano a fare evacuare il palazzo. Muoversi! Cause it's no good. Credo che qualcuno mi darebbe 3 milioni di dollari solo per te, crepa. Fermo! Allora, una domandina al volo. Un terrorista ha un ostaggio e ha tanta dinamite addosso da far saltare tutto il palazzo. Allora, tu che cosa fai? Ci sono 50 poliziotti ad aspettarti al pian terreno. Vedi, qui comando io. Spingo solo questo bottone, eh? E il tuo amichetto lo raccoglieranno con la spugna. Sei pronto per morire, amichetto? Sta zitto, Harry. Oh, sei proprio un super concentrato di palle, figlio. Devi arrenderti, non hai via di scampo. Fermo, fermo! Arrenditi, non hai alternative!
Che ne pensi, Jack? Se ti metti a raccogliere tutti i pezzetti dell'autista, dici che ti danno un'altra medaglia. Cristo, 2 anni ci ho messo per mettere a punto il lavoro dell'ascensore. Ci ho investito 2 anni della mia vita. E credi di poterla fare franca? Se è così, tu porti i paraocchi. Ma sono riuscito a sorprenderti. Non è così, Jack? Perché non te la sei presa con me? No, qui si tratta di me. Si tratta dei soldi che spettano a me. 3.700.000 dollari. Quando ti trovo... C'è una bomba su un autobus. Una volta raggiunte le 50 miglia all'ora, la bomba viene innescata. E se torna sotto le 50, salta per aria. Tu che cosa fai? Concentrati, Jack! Concentrati sull'autobus. Direct from Hollywood, Prezioso, in the first film without screen. Prezioso goes to Hollywood. Prezioso goes to Hollywood on Radio DJ. Questa sera, Speed. Riusciamo a risolvere il problema. Perciò state seduti. Alle palle. Io non so neanche chi sei. Non sono qui per te. Cerchiamo di non fare sciocchezze. Ferma quest'autobus! Non può. Senti, sta zitto! Ferma l'autobus! Fermalo! No, no! Senti! Devo fermare l'autobus! No, resti sopra le 50 miglia! Ma Sam è ferito! Dobbiamo farlo scendere! Si rallenta! Questo autobus esploderà! C'è una bomba su quest'autobus. Se rallentiamo, la bomba esploderà. E se qualcuno tenta di scendere... esploderà lo stesso. Saltare il mondo intero. Ok, cerca di stare calmo. 3 inneschi e un timer azionato da un orologio da polso. Un orologio? Che tipo di orologio? D'oro. Un orologio è un timer di merda. Perché lo usa? Che cerca di dirci?
Non usa una tattica fissa. Gli attentatori si innamorano di un tipo di bomba e sono molto monogami. Questo usa il T4, la dinamite, cambia i meccanismi di innesco e adesso ci mette anche l'orologio. È un'enciclopedia delle bombe, le conosce tutte. Già, anche i nostri sistemi per disinnescarle. Un momento. Voglio vedere gli schedari degli ultimi 10 anni. Ho già controllato le segnaletiche, non è servito no, niente. No, quelle dei poliziotti. Listen up, y'all, you're listening to... Prezioso goes to Hollywood. On Radio DJ. Gonna see the dark of me, you need to run so far from the sun. You're gonna see the dark of me, you need to run so far from the sun. You're gonna see the dark of me. Cercando di far scendere i passeggeri dall'autobus. Uno me lo devi concedere. Le regole le conoscevi. Beh, devi fare un'eccezione. L'autista è stato ferito. È molto grave. Non mi dire che ti sei messo a sparare ai passeggeri. Io ho sempre saputo che i poliziotti non devono sparare ai buoni, devono sparare ai cattivi, eh? Quest'uomo è in fin di vita. Non scende nessuno. Credo che potresti anche concederti un piccolo gesto di umanità. Te ne restano ancora parecchi da uccidere. Ok, figliolo, prova pure a scaricare l'autista. Check. Niente cazzate. Fine primo tempo. Intervallo. Coca-Cola, Mars, popcorn, whisky, patatine, M&M's, sigarette, pizza, gnocchi fritti e via. Scusa. Secondo tempo. Allora, dobbiamo bypassare la corrente del comando a distanza con la batteria. Vedi la levetta per il comando a distanza? Non lo so, i fili sono tanti qui. Nero e rosso? È verde. Ok, credo che non userebbe mai il solito rame per il comando a distanza. È troppo debole. Io userei una lega di fibre. Jack, devi assolutamente identificare il filo. Harry, è coperto. Sì, lo so. Allora devi togliere il rivestimento, ma non tagliare il filo. Ok, trovato. Bravo. Adesso attacchi la batteria e la fai scorrere attraverso il filo di rame. Non riesco a bypassare. Se lo faccio, scatta. Merda, è un circuito telescopico. Howard Payne, squadra artificieri, polizia di Atlanta. Ritiratosi a Sun Valley nel 1989, quando lo scoppio di una piccola carica lo ha lasciato con 9 dita. Eccolo qua, il figlio di puttana. Jack, l'abbiamo trovato. Jack, torna a galla e stai buono. Stiamo andando a pizzicarlo. This is Prezioso Goes to Hollywood. This is Prezioso Goes to Hollywood on Radio DJ. Questa sera, Speed.
Harry, coraggio, dammi buone notizie. Oh, mi dispiace, Jack, non ce l'ha fatta. Figlio di puttana! È stato il mio orologio a portarti da me, vero? Eh? Sì, lo ammetto, sono stato un po' gigione a costruire la bomba con il mio prezioso regalo di pensionamento, ma ho pensato che un cartellino con scritto Howard Payne sarebbe stato un po' esagerato. Se riesco a prenderti, ti strappo le palle, lo giuro su Dio. Tu farai esattamente quello che ti verrà detto. Tu non puoi sconfiggermi, mi darai quei soldi uno sull'altro. Altrimenti tu e quella lince scatenata e tutte quelle persone innocenti faranno la stessa fine del tuo amico. Mi stai ascoltando? Sì. Bene. Comunica che il luogo della consegna è Pershing Square. Stanno per scoccare le 11, Jack. E io sono convinto che sarà una bellissima giornata. Che intenzioni hai, Jack? Lasciala andare. No, non credo che lo farò. Lasciala, non hai bisogno di lei. Prendi i soldi e vattene. Avanti, prendili e vattene. Non hai bisogno di lei. Avanti, prenditi i soldi. Resta dove sei, ok? Lo faccio. La lascio andare. Tu non hai ancora capito, vero, Jack? Eh? Una bomba è fatta per esplodere. È questo il suo significato, il suo scopo. La tua vita è vuota, lo sai perché, Jack? Perché la passi tentando di impedire alle bombe di esplodere. E per chi? Per che cosa? Tu sai cos'è? Una bomba che non viene fatta esplodere, Jack? È un orologio d'oro da 4 soldi, ecco che cos'è. Tu sei pazzo. I poveri sono pazzi, Jack. Io sono eccentrico. Music.
Jack ha sconfitto tutti e mi butti fuori dal treno. Non mi importa, sono serio. Vedi, questo gioiellino ha un comando a distanza. Quando tu salterai in aria, tutti correranno, ma non mi troveranno. Io ho un piano preciso. Sai, con quel casino neanche li conteranno i pezzi umani. E io guadagnerò tempo. Ehi, Jack, sei tu? Non devo neanche provarci a corromperti, dico bene? Guarda che io ne ho abbastanza per tutti di soldi. I miei soldi! Figlio di puttana! Io ti ammazzo, ti ammazzo! Ti piace, eh? Ti piace, brutto figlio di puttana? I miei soldi! Dove sei? Vengo a prenderti, Jack! This is the first film without screen. Prezioso goes to Hollywood. Prezioso goes to Hollywood. Prezioso goes to Hollywood. On Radio DJ. La testa. Jack, sono me. Vuoi sentirmi? Jack, devi scendere dal treno. Le rotaie non sono finite. Ripeto, le rotaie. Mac. Se qualcuno mi sente, azioni i freni d'emergenza. Riesci a sentirmi? I freni d'emergenza. Se qualcuno mi sente, azioni non i freni funziona. D'emergenza. Annie, tienti pronta. Che c'è? Dobbiamo saltare. Ok, liberami e vengo con te. Andiamo. Non ho la chiave. Cosa? Non ho la chiave. C'è una curva più avanti. Se aumento la velocità, potremmo deragliare. E se non ci riusciamo? Jack, ti prego, puoi ancora salvarti. Ti prego, per favore, Jack. You are now listening to Prezioso Goes to Hollywood. Prezioso Goes to Hollywood. On the radio DJ. Sì, ma ha temporato la metropolitana. Non mi hai abbandonato. Non mi hai
ti ho abbandonato. Non mi hai abbandonato. Non avevo altri impegni per stasera. Però ti avverto. Io so che le storie basate su avvenimenti eccezionali non durano mai. Ok, allora basiamola sul sesso. Come vuole lei, signora. Avete ascoltato Prezioso Goes to Hollywood questa sera. Speed. Tu che dici? Sei tu l'esperto, io ti do una mano. Sembra ben fatto. Qualcuno che conosciamo? Non riconosco la mano, ma è un professionista. Ehi, ehi, amico. Indovina chi c'è fuori. L'assistente Mario da Prato. Ne ho abbastanza. Chi ama il cinema non può perdere un solo film della collezione Prezioso Goes to Hollywood.